capitolo, insomma, tanta energia, tanta voglia di rimettere le pale eoliche, e intanto però nel passato abbiamo sempre criticato questa marea di pale che ci ha investiti, soprattutto nei Monti Daoni. L'idea qual è? Di continuare, ma soprattutto poi i comuni chiedono il ristoro che negli anni passati non hanno neanche avuto o in parte. La mia idea è completamente diversa. Intanto si tratta praticamente di opere epocali che bisogna dare in cambio a questo territorio. Fermarle mi pare di capire che sia impossibile, perché il governo ha avocato a sé i procedimenti al di sopra dei 10 megawatt, quindi manco hai la possibilità di parlare. È un momento particolare, probabilmente anche nell'opinione pubblica è difficile far comprendere la devastazione che ci sarà nel paesaggio, la sottrazione di suoli, quello è un vero consumo di suolo, parliamo di migliaia di ettari di fotovoltaico che verranno sottratti alla produzione e che quindi cambieranno il paesaggio di questa. Allora io mi dico, ma se dobbiamo pagare questo sacrificio, posto che non sono assolutamente d'accordo, ma se proprio dobbiamo pagare questo sacrificio, ma in cambio si può avere ad esempio l'acqua per gli altri 200.000 ettari e passa di terreni senza acqua, che potrebbero dare veramente una possibilità seria di sviluppo, perché noi viviamo di agricoltura e potremmo aumentare di molto la produttività, ma senza acqua di cosa vogliamo parlare? Quindi io quello che chiedo è una presa di posizione forte della Regione Puglia e di tutti i comuni, non per accontentarsi, che ne so, di un banale sconto sulla bolletta che magari dura uno o due anni, ma opere infrastrutturali fondamentali per lo sviluppo di questo territorio e di carattere eccezionale che non potrei mai più avere. Credo che ci sono le condizioni. Senta, consigliere, proprio in questi giorni si ritorna a parlare dell'acqua, cosa che aveva già accennato lei prima, la famosa diga di Occhito, la famosa diga mai partita poi con l'approvvigionamento dal Molise. Ecco, la regione oggi cosa sta facendo, visto che comunque il tema è importante, soprattutto perché a livello nazionale ci si sta muovendo, Draghi ha detto anche qualcosa inerente a questo, ma forse per aiutare solo il nord? Ma sicuramente, perché vedi, la riforma del titolo quinto, quindi della Costituzione, ha lasciato comunque allo Stato la competenza sull'acqua. Non può essere diversamente, perché un'opera infrastrutturale di quella portata non è certamente nelle possibilità della regione, e lo Stato se ne dovrebbe occupare. E ripeto, io quello che chiedo in buona sostanza, e lo chiederò ad altissima voce tra un po' in consiglio, lo sto già facendo ma ancora con più forza, è un piano di sviluppo della provincia di Foggia, perché io non ho capito qual è l'idea di sviluppo che ha lo Stato sulla provincia di Foggia, lo Stato e anche la regione. Lo chiederò ad entrambi, ognuno per le proprie come dire, competenze, perché non mi pare che ci sia un'idea. Io qualcuna l'ho rappresentata, mi piacerebbe che venisse presa in considerazione, ma soprattutto che ci si sedesse intorno a un tavolo e si ragionasse seriamente di sviluppo di questo territorio. E ripeto, lo sviluppo di questo territorio è imprescindibile dall'acqua. Acqua, una cosa che può sembrare banale, ma senza di quella non si va da nessuna parte. Oggi queste parole, tra 20-30 anni, avranno ancora più valore, molto più valore, perché con i cambiamenti climatici, con la desertificazione, cioè noi rischiamo veramente di diventare, come dire, una terra arida, senza alcuna possibilità di fare le attività minime di vita.